L'Isola dei Teatri, giunta alla sua 21ª edizione, ha preso il via il 24 novembre scorso e si chiuderà il prossimo 21 dicembre. Il cartellone di quest'anno come tema di confronto le istanze artistico del panorama del teatro contemporaneo di diversi paesi, quali Albania, Bulgaria, Romania e italiani di diverse regioni, come l'Emilia-Romagna e la Sardegna. L'Isola dei Teatri si apre anche al territorio del Nord Sardegna, offrendo opportunità di condivisione di esperienze culturali con le preziose realtà produttive locali. Fulcro del festival, lo spazio Sarza di Sassari, ma sono previste tappe anche nei comuni di Cossoine, Ploaghe, Sorso e Torralba. In città, sempre nello spazio Sarza, la collettiva d'arte dei giovani artisti emergenti del territorio. Esposte le opere di Claudia Pazzona, Ciriaco Canu, Alessandro Usai, tutti studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari. Oli su tela, stampe e fotografie, per la maggior parte con un unico filo conduttore, il mare e gli sport acquatici. Si ritornerà nello spazio Sarza l'11 dicembre alle 21 con cortocircuito del Crogiolo di Cagliari per la regia di Virginia Martini. Il 18 dicembre sarà la volta di C'est la vie grotesque del Theatre Dream Bulgaro alle ore 19. Lo spazio Sarza è in via Guido Sieni e dagli anni 70 è stato prescelto come luogo di sperimentazione teatrale. Non a caso si è voluto creare uno spazio in un ghetto abbandonato, così come lo erano le iniziative socioculturali.